Che dire? Che fare? Quando ci troviamo di fronte a un vulnus di qualsiasi tipo, una difficoltà, un ostacolo, un problema, una situazione grave di emergenza come quella che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, come quella che stiamo affrontando oggi, che una parte del mondo sta affrontando oggi, facilmente affiorano sul palcoscenico della nostra vita, della nostra esperienza, delle sue personalità, il persecutore, la vittima o il salvatore, il persecutore che cerca i pretesti per sostenere la sua azione violenta, la sua azione in qualche tipo di prevaricazione. La vittima che si lamenta della situazione, che si adagia appunto, nel lamento, nella palude dell'impotenza. E il Salvatore che divide, giudica buoni e cattivi e agisce per ciò che ritiene buono per salvare la vittima. Questo è quello che facciamo sempre, questo è quello che il mondo fa. Però, grazie a questo anche, il mondo vive da sempre nelle guerre e nella sofferenza. Forse potremmo fare qualche cosa di più saggio. Pensiamo alla situazione attuale. La visione transpersonale suggerisce di non cadere nella trappola del dualismo, di non cadere nella trappola, di dividere tra buoni e cattivi, ma anche nella trappola, come dicevamo, di identificarsi con una parte o con l'altra. La visione transpersonale suggerisce, guarda, che il mondo là fuori è specchio del mondo qua dentro. In realtà questa separazione dentro fuori esiste certamente, ma è illusoria. Quello che fai dentro determina quello che fai fuori. Ne consegue che nella mia, diciamo così, umile opinione, la cosa più concreta che noi possiamo fare in questa situazione è riconoscere i limiti delle nostre credenze, delle nostre identificazioni, e vedere quello che stiamo facendo, quali sono i personaggi che entrano sul palcoscenico e che decidono per noi e che ci guidano, le passioni, le emozioni che ci portano a prendere una posizione o l'altra, ad agire in un modo o nell'altro. L'invito è resta, resta, tollera l'incertezza di non sapere, tollera che tutte le tue credenze possano crollare di colpo. Tollera vuoto e sveglio, tollera il silenzio interiore, perché è da quel silenzio che tu incominci a riconoscere il rumore dei tuoi giudizi, delle tue credenze, delle tue convinzioni, dei tuoi dogmi, e allora li puoi illuminare. Puoi trovare quello spazio di creatività interiore immenso, di potenzialità, grazie alla quale tu puoi illuminare le tue ombre, grazie alla luce della consapevolezza. E da questo spazio luminoso, da questo spazio sacro e luminoso, ognuno di noi può trovare le parole giuste e le azioni giuste, perché le parole giuste e le azioni giuste vengono dal profondo, vengono dal sé, vengono da dentro. E così vorrei concludere con un pensiero di supporto, di amore, di vicinanza, di compassione, di solidarietà per il popolo ucraino, ma anche per il popolo russo che non è, i suoi governanti, per tutti i paesi dell'Est Europa che si sentono magari più minacciati di noi o che stanno accogliendo i profughi. Siamo uno, tutti quanti. Siamo uno, siamo insieme a vivere questo viaggio.